Bagno. Palla filtrata per Lukaku. Se ne va. Può calciare la rete. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Perisic riconquista la palla. Il Manchester United dal calcio di punizione. E trova bene il compagno. Occasione da rete. E c'è il gol del Manchester United. E non poteva mancare un'occasione del genere. È stato bravo a colpire subito, ma la difesa gli ha lasciato troppo spazio. Il Manchester United segna il gol che sblocca la gara. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Prova a giocarla in profondità. È buona, si gioca! Grande salvataggio di De Gea. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. La palla viene rigiocata verso l'interno. Pericolo! Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere pre... Può provare! E il pallone finisce in rete! Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. Splendida finta, splendido tiro, splendido gol. Non sapevano più come affrontarlo, li ha ubriacati tutti. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Bruno Fernandes. Cerca lo Martial. Poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Provano a partire in velocità. Opportunità per Rashford. Ottimo passaggio. Attenzione al tiro. E c'è ancora un gol. Un 1-2 veramente da KO. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Giocata davvero molto intelligente, bel gol. Zero dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. Non impensierisce la difesa. Palla di nuovo verso il centro. Palla intercettata. Si libera della palla ed evita complicazioni. Phil Jones. Vuole la profondità. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Per questa volta l'arbitro lo grazia, ma lo redarguisce molto energicamente. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Cerca la profondità. Allontana la minaccia. Recuperano il possesso del pallone. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Pallone regalato agli avversari. Martial la allontana con forza. Buona opportunità per Perisic. Decide di sfruttare la fascia. Ashley Young. Palla filtrata per Lukaku. Riceve un pallone. Prova la conclusione. Un sacco alle spalle del portiere. Un gol importante. Sono ancora vivi, sono ancora vivi.
Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero... Il Manchester United dal calcio di punizione. Matic. Riceve la palla. Palla al centro. Libera al momento giusto. Ecco un'occasione di contropiede. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Gioca con un pallone lungo. Rashford. Contrasto rischioso. Ottimo disimpegno, fondamentale. Occhio, può andare. C'è l'opportunità per il contropiede. Il Manchester United dal calcio di punizione. Bruno Fernandes. Lancia il compagno in profondità. E passa. E trova il compagno. La butta via e fa respirare la difesa. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Christian Eriksen. Il suo pallone è morbido. Allontana il pallone. Respinta della difesa. Arriva il fischio dell'arbitro. Può bastare per questo primo tempo. Il vantaggio di due reti è meritato, direi. Finora hanno utilizzato un piano di gioco molto ordinato. E se dovessero continuare così, il margine attuale potrebbe aumentare ancora di più. Ci sono due gol a separare le due squadre alla fine del primo tempo. 3-1. Tutto però è ancora possibile, perché il calcio è strano. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. Tackle senza compromessi. Intervento deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. Occasione per il contropiede. Cercano l'azione veloce. Palla riconquistata immediatamente. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. È riuscito a passare. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. L'esterno difensore la caccia lunga. Controlla la palla e inizia ad accelerare. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Tocca con la testa e insaccano. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari.
Un grande colpo di testa, ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Doppietta per lui, qui c'è il tiro. Palla vagante, hanno trovato il gol. Segna una ripetizione, nessuna pietà per gli avversari. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Non so se l'estremo difensore potesse fare meglio, ma questa è una dimostrazione dell'importanza dell'intuito nel calcio. E sono tre e ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. È praticamente immarcabile.